giornata speciale perché appunto, come ho detto, ricordiamo il sacrificio di un grande uomo, di un grande marinaio che a sprezzo del pericolo della sua vita è riuscito appunto in questa grandiosa impresa ed è un esempio per tutti, un esempio di lealtà, di sacrificio, di senso del dovere cui tutti dobbiamo oggi uniformarci, sia chi appunto lavora in teatri operativi, sia chi invece lavora prettamente in ruoli amministrativi. Il ruolo della Marina è un ruolo proiettato verso il futuro, come ho detto, in contesti sia nazionali che internazionali, proprio per garantire la pace e la sicurezza della nostra nazione. Le operazioni ne abbiamo tante, le nostre competenze spaziano dal soccorso in mare e ne abbiamo fatti tanti, non soltanto a Lampedusa ma anche lungo le nostre coste, anche a favore di migranti, ma vorrei ricordare un'attività particolarmente meritoria sotto il profilo della tutela ambientale, come tutta una serie di verifiche che sono state fatte nell'ultimo periodo a oleifici che magari scaricavano illegalmente, oppure depuratori che sono stati posti sotto sequestro perché non depuravano ancora delle discariche abusive, e da ultimo la rimozione di tutta una serie di ormeggi abusivi tanto a Licata quanto proprio sotto la Scala dei Turchi. Questo è uno degli aspetti, appunto, quello della tutela ambientale, che è particolarmente sentito, è uno dei pilastri dell'attività del Corpo delle Capitanerie di Porto. Abbiamo sentito nelle parole del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Comandante Parisi qual è la dimensione dell'impegno degli uomini e delle donne della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto. A loro, in questa giornata in particolare, il nostro pensiero di gratitudine e di riconoscenza per quello che fanno per la salvaguardia degli interessi dell'Italia e per la tutela della vita umana in mare. Buona giornata a questi servitori della patria.